In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei mio figlio e l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È un bravissimo Vangelo quello che la liturgia oggi ci dona in questa solennità, in questa festa del battesimo di Gesù, con cui concludiamo il tempo del Natale. È interessante questo brano del Vangelo perché due sono le voci che Marco ci fa udire in questa pericope così breve. La prima voce è quella del Battista, quando appunto dice: Viene dopo di me colui che è più forte di me. E l'altra voce che Marco ci fa udire è la voce appunto che irrompe dall'alto, che viene dal cielo, che è la voce del Padre, e dice: Tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Manca quindi, paradossalmente, la voce di Gesù, manca la voce di colui che è messo al centro dell'attesa e della promessa di Giovanni e di colui che è messo al centro da Dio Padre nell'intimità di una relazione. Di Gesù quindi non c'è la voce, però c'è il gesto. L'azione qui non prende il sopravvento sulla voce, ma dà corpo alla voce. E l'azione che noi qui intravediamo dalle parole di Marco è il convergere di Gesù verso il fiume Giordano per farsi battezzare appunto dal Battista. È il suo entrare nell'acqua, il suo chinare il capo, è il suo uscire, è il suo accogliere questa voce dall'alto, appunto, tu sei il mio figlio, l'amato. E in questo primato dell'azione di Gesù, come Marco ce lo sta restituendo, possiamo davvero forse cogliere, intuire, accogliere, lasciare parlare quella che è stata poi la parabola della vita terrena di Gesù. Questo suo andare verso l'altro, questo suo lasciarsi fare dalla parola dell'altro e il suo continuo invito a ricordare all'uomo quella singolare relazione che lo unisce a Dio, che è appunto questa relazione di figliolanza. Gesù dona la sua vita per l'uomo perché l'uomo possa sempre sentirsi figlio amato da Dio. Questo è il battesimo nello Spirito Santo di cui Giovanni appunto parla nel Vangelo, in riferimento a Gesù. Non un battesimo d'acqua, ma un battesimo d'amore, nell'amore appunto dello Spirito Santo. E tutto questo mi riporta al nostro battesimo. La riflessione che facevo era proprio relativamente al nostro essere battezzati, al nostro battesimo. E a tutte quelle domande che spesso ci abitano nelle nostre azioni pastorali, che cos'è appunto il battesimo, qual è il nucleo fondante, fondamentale del battesimo, quali sono le condizioni che lo determinano, che cosa significa anche riscoprire il nostro battesimo, visto che questa azione è sempre posta e messa come obiettivo principale, centrale delle nostre azioni pastorali. La mia risposta è in quella voce che irrompe appunto dall'alto, che irrompe dal cielo, che è la voce del Padre. È quella voce che appunto dice a Gesù: Tu sei il mio figlio, l'amato. Ciascuno di noi è figlio amato da Dio e di Dio e lo sappiamo. E un conto è saperlo e un conto appunto sentirlo, riconoscerlo e percepirlo. Mi piace poter pensare in questo nuovo inizio che ci diamo di un tempo nuovo, in un nuovo tempo ordinario, dopo questa celebrazione appunto del battesimo di Gesù, mi piace poter pensare alle nostre azioni pastorali, sempre vissute, che possono sempre essere vissute in questo orizzonte, nell'originalità, nella varietà e a volte anche nella complessità dei nostri percorsi, dei nostri cammini, perché questi siano sempre protesi a farci sentire figli amati e fare sentire figli amati coloro che sono innanzi a noi. Mi piace poter pensare la Chiesa come la madre che custodisce e vigila sempre su questa promessa, certezza d'amore con cui la nostra vita di battezzati da sempre si apre.